Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, o sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così posso restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Porti nel cuore e dolcemente ti curi di me. La mia preghiera rivolgo a te. Nella mia vita gioia sarà. Sei come un canto nell'anima mia. Nasce la lode qui dentro. Meditazione mariana nella Divina Volontà per il mese di maggio dedicato alla Madonna. Prima meditazione del 1° maggio 2018. Dal volume ottavo, 5 aprile 1908 e 27 dicembre 1908, scritti di Luisa Piccarreta del Libro di Cielo. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa in un giardino in cui vedevo la regina mamma messa su un altissimo trono. Io ardevo di desiderio di andarle su per baciarle la mano. E mentre mi sforzavo di andare, lei mi è venuta incontro scoccandomi un bacio nel viso. Nel guardarla ho visto nel suo interno come un globo di luce. E dentro di quella luce stava la parola Fiat, dalla quale scendevano tanti diversi interminabili mari di virtù, grazie, grandezze, gloria, gioia, bellezza e tutto ciò che nell'insieme contiene la nostra Regina Mamma, sì che tutte erano radicate in quel Fiat e dal Fiat avevano principio tutti i suoi beni. O Fiat onnipotente, fecondo, santo, chi ti può comprendere? Io mi sento muta, è tanto grande che non so dire niente, perciò faccio punto. Quando io la guardavo meravigliata e lei mi ha detto: figlia mia, tutta la mia santità è uscita da dentro la parola Fiat. Io non mi smuovevo neppure per un respiro, né un passo, né un'azione. Tutto, tutto se non da dentro la volontà di Dio.
La mia vita era la volontà di Dio, il mio cibo, il mio tutto. E questo mi produceva tale santità, ricchezze, glorie, onori, non umani ma divini. Sicché quanto più l'anima è unita, immedesimata con la volontà di Dio, tanto più si può dire santa, tanto più è amata da Dio, e quanto più amata, più favorita, perché la vita di questa non è altro che il riprodotto della volontà di Dio. E può non amarla se è la sua stessa cosa. Sicché non si deve guardare al molto o al poco che si fa, ma piuttosto se è voluto da Dio. Perché il Signore guarda il più piccolo fare, se è secondo la sua volontà, che il grande senza di questa. Stavo meditando quando la regina mamma dava il latte al bambino Gesù. Dicevo tra me, ma che poteva passare tra la mamma santissima e il piccino Gesù in questo atto? In questo mentre me lo sentii smuovere nel mio interno e mi sentii dire, figlia mia, quando succhiavo il latte dal petto della mia dolcissima madre, unito al latte vi succhiavo l'amore del suo cuore, ed era più amore che succhiavo che latte. Ed io, come in quel succhiare, sentivo dirmi, ti amo, figlio. Io ripetevo a lei, ti amo, mamma. E non era solo in questo. Al mio ti amo, il Padre e lo Spirito Santo, la creazione tutta, gli angeli, i santi, le stelle, il sole, le gocce d'acqua, le piante, i fiori, i granelli di sabbia, tutti gli elementi correvano appresso al mio ti amo e ripetevano, ti amiamo, madre del nostro Dio, nell'amore del nostro creatore. La mia madre vedeva tutto ciò, ne restava inondata, non trovava neppure un piccolo spazio dove non si sentisse dire che io la amavo. Il suo amore restava indietro e quasi solo ripeteva, ti amo, ma mai potevo uguagliarmi perché l'amore della creatura ha i suoi limiti, il suo tempo, ma l'amore mio è increato, interminabile, eterno. E questo succede ad ogni anima quando mi dice ti amo. Anch'io le ripeto, ti amo, e con me è tutta la creazione ad amarla nel mio amore. Oh, se le creature comprendessero qual è il bene, l'onore che si procurano, anche col sol dirmi ti amo, basterebbe solo questo, che un Dio al loro fianco replica con onorarle, anch'io ti amo. Modo migliore per iniziare il santo mese di maggio, a mio avviso, modestissimo avviso, non c'è e non ci poteva essere. Queste due splendide meditazioni di questi due capitoli dell'ottavo volume del 1908 ci portano veramente dentro il cuore di colei a cui giustamente la Chiesa dedica un mese e che è al cuore della sua vita. La Madonna rappresenta veramente come il cuore della Chiesa, E ne è membro, oltre che immagine, modello, tipo, madre, come è stata recentemente, grazie a Dio, definita anche con festa dal Papa Regnante, regina, e è anche membro eccellentissimo, ecco, del tutto sovreminente, dice la Lumen Gentium, e se nel corso della storia è stata giustamente paragonata al collo della Chiesa, perché è molto vicina a Gesù e superiore a tutto il resto delle membra ed è anche l'anello di congiunzione tra Cristo e la Chiesa, ma fa appunto parte anche lei in maniera eccellentissima della Chiesa, è bello anche immaginarla come il cuore, ricordando insomma che il cuore addirittura nel nostro corpo dà la vita, cioè che consente di funzionare anche al cervello addirittura, no? E sappiamo che la metafora del corpo mistico di Cristo è il capo sarebbe nostro Signore, no? Quindi il sangue, che è il sangue di Gesù, che è stato preso poi da lui e da lei, però, perché il sangue di Gesù è il suo, certamente appartenente alle membra del Figlio di Dio, no? Quindi da questo, come dire, ne acquisisce una dignità infinita, no? E, ecco, però
Certo, questa immagine è un pochino da spiegare, no? Perché Gesù è certamente più grande della Madonna, la presenza della Madonna, l'importanza della Madonna, ecco, la bellezza della Madonna è tutta, ecco, dipendente dalla divina volontà, per cui di per sé stessa non sarebbe imprescindibile. Ecco, ma Dio l'ha voluta rendere tale per la vita straordinaria che ha avuto la Divina Maria, che giustamente deve essere chiamata la Divina Maria con quello che abbiamo ascoltato e che è racchiusa in questo, in questa parola, no? Fiat. Lei non ha conosciuto altro termine che Fiat. Noi sappiamo che il termine Fiat nel mondo della Divina Volontà, che non deve mai diventare, ecco, una parola vuota, ecco, espressa frettolosamente da labbra superficiali, no? Perché questa parola è, è il concentrato della divina volontà. Perché il Fiat Lux fu il Fiat creante, cioè ciò che ha fatto uscire fuori Dio fuori di sé attraverso l'atto creativo, che è qualcosa di immenso. Ci fu il Fiat Michi, che è ciò che aprì le porte all'incarnazione del Verbo, cioè al Fiat redimente. E c'è il nostro Fiat, voluntas tua, sicut in cielo et in terra, che è il Fiat santificante. E come la Madonna, noi sappiamo essere stata la prima creatura in assoluto che ha vissuto perfettamente nella divina volontà e non potrà mai in nessun modo essere eguagliata in questo. Lei stessa spiega, tutta la mia santità è uscita da dentro la parola Fiat. Guardate, non serve molto da commentare, serve da riprendere e ruminare queste parole, no? Io non mi smuovevo neppure per un respiro, né un passo, né un'azione. Tutto, tutto, se non da dentro la volontà di Dio. Ed è bellissimo quello che poi spiega al termine del paragrafetto. Non si deve guardare al molto o al poco che si fa. Non fa niente agli occhi di Dio, non fa nulla. Ma piuttosto se è voluto da Dio, perché il Signore guarda il più piccolo fare, se è secondo la sua volontà, che il grande senza di questa. Allora, questo è un primo punto di meditazione. Cioè, non esiste vita nella divina volontà se io non imparo a chiedermi in questa scelta immediata che devo fare, faccio così o faccio quella, faccio questo o faccio quella, dov'è la volontà di Dio? Questo è in causa soprattutto quando c'è la nostra libera volontà e non possiamo troppo frettolosamente andare a, come dire, scaricare sulla volontà di Dio quello che è il frutto delle nostre azioni. Perché c'è la volontà umana, ci sono degli eventi, per esempio, che sono assolutamente ineluttabili, no? E che non dipendono in nulla dalla nostra volontà. Allora lì è soltanto la nostra reazione che dobbiamo valutare, ma ci sono degli eventi che non sono ineluttabili, cioè sono delle circostanze che ti chiamano ad una scelta, e la scelta può essere secondo la volontà di Dio, secondo la volontà tua. E questa è una cosa che bisogna imparare a farla, abituandosi, esercitandosi, perché noi non abbiamo tutte le risorse e tutta la, come dire, la familiarità, oserei dire la disinvoltura, ecco, se mi si passa insomma, questo termine, che aveva la Madonna nel muoversi in questo mondo, no? La Madonna ci abitava in questo mondo, quindi c'è quell'immagine bellissima degli scritti, no? E Gesù cerca di spiegare in tutti i modi che paragonano la divina volontà ad una casa dove uno ci abita e impara a muoversi al suo interno, quindi frequenta gli ambienti, non sta sempre a affacciarsi alla finestra o uscire a fare un giro e vuole andare a fare la passeggiata, eccetera, eccetera. Dice, se vuoi andare, vai pure, tranquillo, dice il padrone, ma così non capirai mai che dentro sta casa c'è tutto, d'accordo? Ci sono delle bellezze inaudite, tu devi imparare a conoscerle, devi muoverti dentro questo mondo. Senza questo non c'è niente, non c'è, d'accordo? Niente. Sentiamo dall'ipsissima verba di Maria, dalle stesse sue parole,
La mia vita era la volontà di Dio, cioè lei non è che faceva la volontà di Dio, ma è anche troppo poco dire che lei viveva nella volontà di Dio. Lei dice: la mia vita era la volontà di Dio, il mio cibo era la volontà di Dio, il mio tutto era la volontà di Dio. Cioè la Madonna non capisce niente, cioè, con tutto il rispetto, se non volontà di Dio, non capisce, d'accordo? Non è che la creatura più intelligente dell'universo, dopo suo figlio, capisce solo volontà di Dio. Altra cosa, non la capisce proprio. E questo produce santità, ricchezze, gloria, onori, non umani ma divini. Alla Madonna delle onori umane, delle cose umane, porta nulla. Ti immagini che cosa può portare alla Madonna? Dei soldi, per esempio, o dei piaceri. Immaginiamoci, no? Ma questo riguarda, cioè che è chiaro che lei l'ha vissuto al settimo cielo, alle stelle, ma questo riguarda tutti quanti, una persona che conosce la divina volontà, ma non gli importa niente di nessuno e di niente, zero. Ma non in maniera, come dire, sprezzante o menefreghista, perché evidentemente bisogna capire sempre il senso delle espressioni, no? Perché dentro un'anima che vive nella divina volontà c'è tutto l'universo, cioè, non soltanto che ci sono tutti quanti, c'è tutto l'universo. E c'è un portare in continuamente tutto l'universo a Dio e portare continuamente Dio in e a tutto l'universo e a tutte le creature. Quindi c'è la forma più alta di carità anche verso il prossimo, che non è fatta di stupidaggini o di gesti spiccioli di vita comune, anche se lo stile che poi acquisisce un'anima di un volere è soprannaturale e prevede anche questi gesti. A tempo, luogo, forma, modi opportuni, sempre nel debito ordine, valutando bene le circostanze, le reazioni delle persone, e qui c'è tutto quanto, ogni parola che sto dicendo, insomma, meriterebbe tutta una serie di distinguo da farci una meditazione o una catechesi a parte, no? Immaginiamo la Madonna che degli onori umani, cioè che le persone la lodino, la stimino. Cioè, lei è contenta quando noi gli rivolgiamo le lodi, gli onori, perché questi ridondano al nostro beneficio, d'accordo? Perché chiunque lodi e onori la Madonna, stiamo tranquillissimi che si attira una montagna di grazie e benedizione da parte dell'Altissimo, perché lei è la prediletta, è la prescelta, è l'unica, è l'eccellente, è l'incanto, è l'amore di Dio, d'accordo? Adesso dopo andremo a vedere, cioè. Tu guarda che cosa, non conoscevo ancora, non avevo ancora letto questo scritto delle reazioni di Gesù e della Maria e della Madonna durante l'allattamento. Le immaginavo, insomma, a questi livelli, insomma, però adesso ci andiamo, no? Quanto più l'anima è unita, immedesimata, con la volontà di Dio, attenzione a questi passaggi, e tanto si può dire santa. Tanto più amata, cioè una persona che fa un sacco di cose religiose, devote o sante, che non sono volontà di Dio, non diventa santa, eh? Anzi, umanissima. Attenzione, quindi solo chi fa la sua volontà è amato da Dio, chi osserva i miei comandamenti e li osserva, dice Gesù nel Vangelo, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Ho fatto un'omelia qualche giorno fa su questo termine, su questo concetto, no? Cioè, più tu fai la divina volontà, più Dio ti ama. E che succede quando Dio ti ama? Gesù dice: e noi verremo a Lui, ci manifesteremo a Lui. E cosa dice qui Gesù? E quanto più amata, più è favorita. È favorita, perché la vita di questo non è altro che il riprodotto della volontà di Dio. Cioè, grazie, doni, straordinari. Gesù ti ha promessi nel regno della divina volontà, non solo che ti ha promessi, ma ha promesso anche tanta roba, grazie e portenti mai visti e mai uditi fino ad oggi. L'ha promessi. Per cui se uno veramente cerca di entrare nella divina volontà sul serio, queste cose non dovessero accadere, cosa che è impossibile, può andare dal nostro Signore a dirgli con il dovuto rispetto, a me non mi interessano le grazie, portenti e prodigi, perché il dono della divina volontà basta di per sé stesso e avanza. Però tu queste cose le hai promesse, tu stanno. Ecco, ma questo non accadrà mai, perché questo accade e accadeva anche nelle circostanze ordinarie, perché i santi grandemente favoriti, se uno studia la geografia di grandi grazie, allora vedete quello quanto l'hanno amato Gesù e quanto hanno fatto per lui, no? È giusto che sia così.
Come potrebbe del resto Dio, spiega la Madonna, non amarla? Non amare una vita che è riprodotto della sua volontà, cioè vorrebbe dire non amare se stesso. Ma Dio non può non amare se stesso, no? Ecco, poi c'è questa scena, insomma, che all'inizio del mese di maggio è veramente impressionante. Lei si chiede che poteva passare dalla Mamma Santissima al piccino Gesù in quest'atto. Ecco, io confesso che è una domanda che non è che non mi sono fatto, ma di più, tante volte. E che poteva succedere? E qui ce lo spiega, ce lo dice Gesù. Quando succhiavo il latte dal petto della mia dolcissima madre, unito al latte di lei, cioè Gesù compiva questo atto, attenzione, Gesù bambino era cosciente di quello che faceva, lo sentiva il sapore del latte della mamma, aveva comunicazioni con lei. Gesù non parlava con parola umana, con voce umana, perché ha voluto rispettare le leggi di crescita, ma la sua anima, la sua intelligenza, il suo cuore, la sua volontà erano vivissimi fin dal concepimento, come del resto quelle della madre. Quindi unito al latte vi succhiavo l'amore del suo cuore, ed era più amore che succhiavo, che latte. E in quel succhiare che sentivo, sentivo dirmi, ti amo figlio, ti amo figlio. La Madonna non sa fare altro che amare, perché la volontà di Dio questo è. E rispondevo, io, ti amo mamma. Attenzione, questa poi è tanta roba questa qui, Risponde Gesù, quindi immaginiamoci anche, io quanto sono contento che lei abbia vissuto queste cose, lo conosce lei che vede il mio cuore, io sono felicissimo che la Madonna abbia vissuto queste cose, perché non è che se le merita, se le stramerita, d'accordo? E come tutti quanti i santi mariani, che hanno sempre detto, dice, io rinuncerei a tutta, a qualunque gioia, se questo valesse ad accrescere minimamente la gioia che insomma già è finita della Madonna, e che se la stramerita. Io sono fierissimo di avere nella razza umana a cui appartengo un rappresentante di questa portata, insomma. Fierissimo, felicissimo, d'accordo? Uno che ci fa fare una bella figura davanti a Dio, di più, bellissima, egregia, stupenda, che meglio non si può. Cioè, Dio, la creatura prediletta di Dio, non è un angelo, è la Madonna, è una di noi, è un membro della razza umana. E questo dovrebbe farci scoppiare il cuore di gioia, no? Allora Gesù dice, al mio ti amo. Si univano il Padre e lo Spirito Santo. Cominciamo alla grande. Poi la creazione tutta. Poi gli angeli, poi i santi, poi le stelle, poi il sole, poi le gocce di acqua. Attenzione alle gocce. Adesso facciamo un attimo, stop. Perché sai, il Padre e lo Spirito Santo noi non ci possiamo immaginare cosa siano, perché Dio non possiamo avere un'idea adeguata. La creazione è un po' generica. Gli angeli saranno tanti, però insomma noi non capiamo bene quanti, no? I santi, e la stessa cosa, le stelle, il sole, ma le gocce d'acqua, fermiamoci. Chi è capace di numerare quante gocce di acqua stanno in tutto il mare del pianeta Terra? Cioè, con tutti gli oceani che ci stanno, Atlantico, Pacifico, Oceano Indiano, il Mar Mediterraneo, insomma, quindi è tanta roba. Gocce d'acqua, cioè se uno se volesse prendere la soddisfazione, chiede a un chimico, in un bicchiere d'acqua, quante gocce ci stanno? Penso che arriviamo a misure di milioni e miliardi. E quante gocce stanno nei mari? E nei granelli di sabbia? Perché dopo continuano le piante, i fiori, i granelli di sabbia? E tutti gli elementi correvano presso al mio Dio e ripetevano, ti amiamo, madre del nostro Dio, nell'amore del nostro creatore. Immaginate come poteva stare la Madonna. Cioè sentirsi... Non si può dire miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, più di ti amo, uniti a quelli di Gesù con tutto quanto questo codazzo infinito quasi. È una cosa veramente impressionante, no? La mia madre vedeva tutto ciò, dice Gesù, e ne restava inondata, non trovava neppure un piccolo spazio dove non si sentisse dire che io la amavo. E attenzione, questa la Madonna lo viveva non soltanto nell'atto dell'allattamento, ma dovunque girava gli occhi. La Madonna dovunque girava gli occhi, dovunque, intorno vedeva un albero, vedeva il sole, vedeva una pecorella, vedeva un uccellino, vedeva un insetto, vedeva un vermiciattolo della terra, diremmo anche,
immediatamente la Madonna coglieva il ti amo di Dio subito e lo ricambiava seduta stante, perché la vita nella divina volontà è questa. Quando la nostra giornata comincerà a essere una bombardata di ti amo passivi, diciamo così, no? Quindi di ti amo passivi, perché sono quelli che noi riceviamo da Dio perché abbiamo imparato ad ascoltarli e riconoscerli, e di ti amo attivi, perché non è che noi stiamo semplicemente a prendere, ma a ricambiare, e non solo per noi, nelle creature e per tutti, allora cominciamo a vivere nel regno del Divino Volere. Immaginate la gioia, la contentezza, la felicità, la letizia, il gaudio che produce una vita di questo genere. E insomma, la Madonna poi teneva testa a questa gara d'amore, no? Ce lo spiega benissimo nelle meditazioni della Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, però teneva testa a fatica. Gesù dice: ma mai potevo uguagliarmi, perché l'amore della creatura ha i suoi limiti, il suo tempo, l'amore mio è increato, interminabile, eterno. Quindi la Madonna affrontava, insomma, questa santa gara, come dire, in maniera sicuramente bella, anche santamente divertente. Però queste gare le vince sempre Gesù, perché l'amore suo è increato, interminabile, eterno. Ed ecco poi il passaggio, perché, capite, certo, non possiamo arrivare ai vertici della Madonna, no? Però la Madonna, oltre che essere la nostra regina, la nostra mediatrice, la nostra avvocata, quella che ci ottiene tutte le grazie, la nostra mamma, quella che ci consola, è anche un po' come la Santissima Umanità di Gesù, anche il nostro esempio. Cioè, nella devozione alla Madonna, maggio, il mese di Maria, dobbiamo riscoprire tutti la devozione alla Madonna, c'è questa componente fondamentale che è l'imitazione di Maria. Cioè, fare quello che ha fatto lei, cioè la nostra vita, la vita di un devoto della Madonna, è la vita di Maria, che prolunga sulla terra, e che piano piano impariamo a farla nostra, che sia la nostra vita, fatta nostra, ma è la sua che diventa la nostra. Allora qui Gesù dice, questo succede anche ad ogni anima quando mi dice ti amo, cioè la vita di un'anima innamorata della Madonna è un ininterrotto ti amo. E ogni volta che noi diciamo ti amo a Gesù, c'è un eco divino, lo dice lui. Quando ogni anima mi dice ti amo, anche io le ripeto ti amo. E con me è tutta la creazione ad amarla nel mio amore. Oh, se le creature comprendessero qual è il bene, l'onore che si procurano anche solo col dirmi ti amo, basterebbe solo questo. Che un Dio al loro fianco replica con onorarle anch'io ti amo. È impressionante, no? Bellissimo. Davvero degno del cielo. Questa era la vita della nostra regina, della Divina Maria. Fiat e ti amo. Allora, abbiamo imparato oggi, o nostra Divina Maria, quanto sia importante che la nostra vita diventi un fiat ininterrotto, continuo. E impariamo nelle più piccole cose a chiedersi se Dio vuole o non vuole. E impariamo a relazionarci con Gesù e anche con te, solo sulle frequenze ininterrotte di questo canto continuo di amore. C'è una canzone di un cantautore profano che dice amarti all'immenso per me. La potremmo tranquillamente assumere, come espressione del nostro amore per te e per Gesù, acchiosando amarti all'immenso per me e molto più che l'immenso, perché è la vita dei beati. È la vita del cielo, ecco, è la vita di coloro che entrano e godono del regno della Divina Volontà.
Nella divina volontà per intercessione della regina del Fiat, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico comunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat, Ave Maria.